c'è? Niente. Ne vuoi una? Beh, No. se cambi idea, prendi pure. Non avevo bisogno di leggere molti fumetti per capire che ogni eroe ha un punto debole. Qualcosa da superare con uno straordinario gesto di coraggio. Per Ciclope è stata la perdita di Jean Grey, per Rogue il contatto umano e per me il cibo che andava masticato. Perciò, se ero davvero un mutante, avrei dovuto fare la stessa cosa. Giorno non sarei stato sconfitto. Perché era il giorno in cui diventai il masticatore. E così superai la mia paura di strozzarmi. Rimasero solo la mia paura dei cani, degli uccelli, degli insetti, dei germi, degli abbracci, dei pantaloni con i bottoni, dei fiumi, delle pozzanghere, dei laghi, degli oceani, degli estuari, del velluto a coste, delle radici commestibili, dei palloncini che sfregano, delle finestre oscurate, dei contenitori per gli spiccioli, dei fuochi d'artificio, delle stufe panciute, dei gomitoli di polvere e della peluria sulle pesche.